If we are not able together to spend the money, that money which is not spent is lost. I soldi che non saranno spesi entro il 2015 andranno persi. Chi si aspettava che oggi, in occasione della sua ennesima visita a Pompei, Johannes Hahn, commissario UE per la politica regionale, desse alle autorità italiane segnali di apertura sui fondi europei da destinare al sito archeologico più importante al mondo, è rimasto a bocca asciutta. I 105 milioni di euro messi a disposizione dall'Europa per il progetto Grande Pompei vanno spesi tutti entro il prossimo anno, senza nessuna deroga, malgrado ad oggi la situazione sia molto complicata. Finora, infatti, solo l'1% dei fondi è stato utilizzato, il 24% è stato destinato a lavori in fase di completamento, mentre il restante 75%, quasi 80 milioni di euro, non è stato ancora utilizzato. È per questo che, ha annunciato Hahn, ogni 3 o 4 mesi la UE tornerà in Campania per verificare i progressi compiuti rispetto alla tabella di marcia, un vero e proprio action plan che oggi il commissario ha firmato insieme ai ministri Dario Franceschini e Graziano Del Rio, che si dicono soddisfatti, senza però nascondere la preoccupazione per i tempi ormai sempre più stringenti. Ma ci sono, non è un mistero, molti anni di ritardi. Abbiamo lavorato intensamente. Oggi firmiamo un programma di azione con il commissario europeo che ci impegna a rispettare i tempi. Il lavoro è un lavoro intenso, le strutture stanno lavorando in tutti i modi, è una grande sfida per il paese, non soltanto per Pompei, dimostrare che si recupera un grande sito archeologico, si valorizza l'area circostante, ce n'è un grande bisogno e contemporaneamente si mantengono gli impegni europei. Abbiamo fatto un lavoro molto puntuale e l'abbiamo presentato al commissario proprio perché vogliamo non perdere niente, quindi se lei mi dice sono ottimista, io sono realista, il realismo dice che siamo in grave ritardo. Negli ultimi mesi abbiamo recuperato qualcosa di importante, come per esempio qui su Pompei, speriamo di poter fare lo stesso anche su tanti altri progetti.